Steven? Lo sapevo, stai ancora brillando di rosa. Ho provato a chiamarti, ma sono corso qui appena ho visto questo. Steven al soccorso, Steven al soccorso, Steven al soccorso. Cosa ti sta succedendo? Diciamo che in questi giorni trasmetto il mio subconscio, ma non c'è nulla di cui preoccuparsi. Ok, ma mi sembra che qualcosa ti stia tormentando. Steven al soccorso. Steven, soccorso, aiuto. Steven, soccorso. Ma di che cosa stai parlando? Sto bene, benissimo, direi. Oh, coraggio, mi avete visto quando non stavo bene. Steven, se essere così è ciò che vuoi, ti supporteremo al 100%. Qualsiasi cosa ti renda felice, ma se non sei felice, se qualcosa non va. Sto bene, non voglio che vi preoccupiate. Noi siamo preoccupati. Steven, lo sai che puoi dirci tutto quanto. Non è così facile. Sapete, non devo gestirla per forza. Aspetta, amico. Steven, devi smetterla di correre. Per favore. Steven, dovremmo riportarti all'ospedale. Ospedale? Quando sei andato all'ospedale? Perché non gliel'hai detto? Non era così importante, ragazzi. State facendo un casino per nulla. Ho fatto delle cose sbagliate oggi, sì. Ho distrutto la finestra oggi. Ho rotto l'incudine, ma quale ragazzo non l'ha mai fatto? Io e papà abbiamo avuto delle piccole divergenze, ma è normale, dai. Sarebbe stato strano se non ne avessimo avuto, è vero? E forse ho avuto qualche pensiero un po' bruttino su, per esempio, non lo so, distruggere la testa di diamante bianco contro una colonna. Ma non è che l'abbia effettivamente fatto. In realtà ho soltanto frantumato Jasper. Cosa? Stai scherzando, vero? Oh, non preoccupatevi, ho aggiustato anche quello. Posso aggiustare qualunque cosa. Posso continuare a sbagliare e aggiustare le cose. E voi non dovrete mai pensarci o preoccuparvi di nulla. Steven, quanto è sbagliato ciò che ho appena detto. L'ho passata liscia per così tanto tempo. Non immaginate neanche che brutta persona sono. Pensate che sia così fantastico, così maturo, che sappia sempre cosa fare. Ma non è vero! Non ho imparato niente dai miei problemi. Mi hanno sempre solo reso peggiore. Pensate che sia un angioletto, ma non sono più quel bambino! Sono un falso. Sono un falso. Sono un mostro! Ragazzi, le voci dei personaggi, come avrete notato, le ho fatte tutte quante io perché non avevo nessuno che potesse aiutarmi a fare le altre voci. E quindi le ho fatte tutte quante io e potrò farlo così per sempre. Ok, a parte gli scherzi, spero vi sia piaciuto questo doppiaggio. È stato anche il primo doppiaggio serio che abbia mai fatto, quindi, cioè, ne ho fatti altri meme, però non li ho mai caricati. E quindi niente, spero vi sia piaciuto. Se avete qualche critica costruttiva, qualche consiglio da darmi, scrivetemelo qui sotto nei commenti, mi fa piacere. E niente, ci vediamo al prossimo video se ci sarà. Ciao.